chiesto se volevamo fare questa esposizione, abbiamo accettato, siamo stati molto contenti. Doppio onore avere Steino qui, quindi ringrazio lui di esserci a noi tutti. Vi ricordo soltanto che l'incontro con Steino prosegue poi a Palazzo Rovellini alle 18, dove potete avere un incontro diretto con lui. Che cosa raccontano questi ambienti? Poi lo dirà meglio Steino stesso. Comunque sono vicissitudini del PD, il titolo infatti è PD-SEA, quindi vicissitudini del PD dal 2007 al 2012. Quindi diciamo dalle primarie del 2007 per arrivare a oggi, più o meno, ho visto che l'ultimo è luglio del 2012. Sì, perché è stata montata per la festa del PD a Reggio Emilia, quindi è da metà agosto. E quindi praticamente siamo governo Monti, poi c'è qualche cosa. No, cinque anni, dal giorno in cui D'Alema e Fassino, incontrando Veltroni la mattina presto, in un bar della capitale, la sera prima era venuto fuori le storie di consorte, che forse c'era delato anche loro, si imparirono molto, e allora pensarono bene di chiamare Veltroni e disse: volevi fare il PD? Oh, allora ho fatto, la storia nasce anche con cazzate così, certo, da bar. Lui si è messo di buon buzzo a farlo, devo dire, perché credo una gran parte di noi del PD ci ha creduto molto. Io sono stato molto, certo, quando mi hanno detto PD, questo grande incontro tra l'anima cattolica e l'anima della sinistra, ho pensato a Padre Balducci e a Berlinguer, ho detto no, guarda, è bella cosa. Poi mi sono trovato Fioroni e siamo proprio anche pensavo, ormai per quello. Quindi niente, noi semplicemente come galleria ringraziamo lei, prima di tutto, e poi ringraziamo il PD di Alessandria che ci ha dato questa opportunità, quelli che poi concretamente sono venuti qui e ci hanno aiutato ad allestire la mostra, e spero che questo possa essere l'inizio per cose future. E adesso lascio la parola a Danilo. Sì, e poi abbiamo pensato a un omaggio invece floreale da non dare a lei, ma da dare a sua moglie. Perché noi siamo sempre a favore delle donne. Poi dopo lo racconterò, se si fanno un po' più a lungo, insomma, molto merito di tutto questo lavoro viene ovviamente da lei, nel senso che la vita mi ha cambiato da quando ho conosciuto lei, ed è lei che poi mi ha spinto a fare questo lavoro, è diventata anche protagonista, perché abbiamo visto. Tra l'altro le assomiglia anche, è esasperata nel momento, però c'è. Io ringrazio invece Antonella, perché già mi fa piacere che siamo giovani a parlare, è raro, no? Che una giovane senta l'esigenza di dire due cose sul maestro ormai vecchio e su cose che molti giovani pensano ancora che siano un po' cose forse del passato, probabilmente lo sono per certi aspetti, spero per altri no. Dal punto di vista artistico siete nel futuro, devo dire, perché le tavole che mostrate non sono originali, però non sono nemmeno dei falsi, non so che esattamente cosa sono. Digitali su Forex. Sì, ecco, cos'è? È un originale, è una copia? Beh, diciamo che gli altri non ce l'hanno, perché io ho cercato disperatamente su internet e ne ho trovati due. E quindi è proprio quello che ho fatto il CD, così ce l'abbiamo anche noi adesso. Ma proprio la cosa interessante è che per un motivo legato alla mia situazione di salute, cioè legato alla mia degenerazione cretinica che ha accompagnato tutto il mio lavoro di disegnatore. Io nel 77 ho avuto la prima rottura di retina, la prima grande paura di diventare cieco con tutto quello che comporta, e nel 79 ho raggiunto il successo con Bovo sull'Inus. Quindi sono stato prima colpito dalla sfortuna di un vizio di cecità e dopo sono diventato disegnatore. E da allora è stata sempre una lotta fra la progressività della malattia che avanzava e della retina che diminuiva e l'uso di strumentazione che mi potesse aiutare. La prima strumentazione era molto semplice, è stato un tavolo luminoso in cui disegnavo
per trasparenza facevo il disegno all'ambito, mettevo il foglio sopra e poi con la china, stando molto 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 vicino, fortunatamente non ho il naso di Dante, sennò qui si poteva avvicinarmi molto. Quando acquerellavo, poi si diceva, cioè sul naso, era acquerello, perché era l'unico pittore che acquerellandosi si tagliava il naso dalla vicinanza. Poi con l'uso di strumenti ottici che ingrandivano, retrocamere e compagnia bella. E finalmente, verso la fine del millennio, sono già fuori dei programmi grafici sui computer sempre più evoluti che hanno cominciato a aiutarmi molto. Oggigiorno io non vedo quasi niente, vedo ombre con certi momenti di illuminazione particolarmente felici, vedo qualche volume un po' più netto. Per vedere qualcosa, ecco, per vedere lei per esempio, devo vedere un po' di parte sinistra, riesco a ricostruire il suo volto carino. In questo lavoro mi trovo ancora piuttosto bene invece sul computer. Il computer ha una luminosità molto forte, mi permette di stare molto vicino e poi quindi lavoro con una tavoletta grafica, un touch screen molto grande della Wacom, che ha vari vantaggi. Innanzitutto ha la possibilità di ingrandire e ridursi velocemente, cioè attraverso un cursore a tasto, così a touch, l'immagine può essere ingrandita tantissimo, vedendo in particolare rimpiccolita moltissimo, vedere tutto insieme, così che uno. Allora questo mi permette di vedere il disegno nel suo complesso e poi nel particolare quando devo ritoccare certe cose. E in più di avere delle punte elettroniche molto sensibili che si tarano a seconda del tipo di segno che si vuole e ricordano un po' o la matita o il pennarello o l'acquerello. Quello che ho scoperto lavorando su queste cose ed è incredibile che la sensibilità dell'operatore che disegna, che influisce tantissimo sulle materie con cui si lavora, perché per esempio io ho usato sempre il pennino a china e il pennino a china è sensibilissimo e sente molto la pressione, lo scorrimento, le vibrazioni del polso, per cui quello come si sente un giorno, ci sono dei giorni in cui il pennino non funziona, perché sarà non è lo stesso pennino, più dei giorni non funziona, ci sono dei giorni che corre bene, ma guarda come è bravo questo pennino, sei sempre tu, dipende da te. La stessa cosa succede sul computer, cioè quello che si pensa che sia una macchina fredda, in realtà riesce comunque a trasmettergli quelle che sono le tue vibrazioni di quel momento. Io uguale, quando sono davanti al computer, ci sono dei giorni in cui le cose mi vengono bene, soddisfacenti, dei giorni in cui è meglio vado a fare un giro perché non stanno venendo fuori. Ma a questo punto quello che viene fuori è un qualcosa di completamente virtuale, però l'ho fatto io. Cioè, non è che l'ho copiato, l'ho fotografato, l'ho fatto una quadra, lo sto facendo io, però e non solo, in cui la materia non conta più nulla. Quando si lavora sul materiale, cioè la materia ti aiuta a mettere il punto fine. No, quando io ho un bel foglio di carta ruvida, d'acquarello, di quelli belli, porosi, compagnia bella, lì devi essere tranquillo su cosa vai, prendi l'acquerello, dai la pennellata, o la va, o la butti via, non ritocchi l'acquerello, vale quella cosa lì, in quel momento lì quello lo fai, ed è la materia che ti dice non ritoccarlo perché è subito, perché vai a impallucchiare. Quando hai l'olio lo puoi ritoccare, ci lavori sopra, però a un certo punto non è che può andare nel ferito, a un certo punto l'olio stesso ti dice al bambino io non reggo più, il computer no, il computer non ha fine, ti responsabilizza totalmente, deve essere te a dire ora è finito, perché se no basta un tasto e ricominciare. È una strana sensazione. Allora ho pensato, come c'è stata l'opera d'arte irriproducibile,
l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Benjamin ci ha fatto un saggio che è rimasto naturalmente, ci ha fatto lezione per tutti questi anni. Ora, negli ultimissimi anni, è arrivata l'arte nel periodo in cui non esiste l'originale. Di queste cose non esiste. Ed è filosoficamente una cosa strana. Io sono stato a le caverne nel nord della Spagna, nella storia, quelle famose caverne con le, come si chiamano? Altamira, per vedere i graffiti, questi bisonti in corsa, meraviglioso. E mi sono fatto una coda lungo la pioggia, una coda lunga la mattina presto per riuscire a entrare a vedere queste cose, e poi mi sono accorto giustamente che non ti fanno visitare le caverne. La caverna d'Altamira è una taverna, un buco altezza d'uomo in cui ci si può entrare solo di spalle strisciando e vedi le pitture sul soffitto. Quello che ti fanno vedere è una riproduzione in plastica elettronica delle caverne. Entri dentro e non hai questa sensazione di sdraiarti, le vedi altezza d'uomo, c'è una linea luminosa che ti dà l'altezza, e che però la qualità della riproduzione è, io sfido a riconoscerla così, che dalla vera, perché hanno riprodotto gli stessi scagli della pietra, le cose fatte con grande, i giapponesi l'hanno fatta, infatti una copia di questa grotta si trova a Tokyo, dove si può andare a visitare anche a Tokyo. Ma domani sarà così, cioè io penso il giorno che naturalmente, io non ti dico tutte e sette le 8 miliardi di persone della Terra, ma basta un miliardo decida di venire a Firenze a vedere la Bellina dei Botticelli, ci distrugge Firenze, non c'è possibilità, quindi necessariamente arriveremo a spostare copie di opere perfette, di opere d'arte in altre situazioni. Allora qui abbiamo questa mostra, una delle prime.